Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di HP Biker. E queste nuvole non promettono proprio per un cazzo bene. Per cui spero di non prendere l'acqua, perché diciamo che non ne ho molta voglia. Ma è anche il duro lavoro di uno youtuber, no? Cagate a parte, siamo tornati qua di nuovo in sella al Duke 125 2017. Perché io non posso iniziare un video senza dire che siamo tornati in sella al Duke 125 2017. Perché sennò non sarei io. Cioè, tutti i miei video sono iniziati così, per cui io continuerò a dire questa frase ormai storica. Oggi siamo su una strada veramente spettacolare da fare in moto, che alla lunga, dopo tipo 100 km, porta sul Monte Cimone tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Però ovviamente oggi noi ci limiteremo a un tragitto molto più breve, ma se solo non fossero le 18.55 di sera, dove tutti sono usciti da lavorare, sarebbe anche bella da fare in moto, ma abbiamo i tappi davanti e quindi ci limiteremo a stargli dietro, e se riesco a sorpassarli tipo qua. Ma purtroppo ho sempre un 125 che non mi permette di fare dei ripresoni mega atomici. Dai, che sarebbe una strada fantastica, velocissima, con delle curve veloci della Madonna, dove gli potrei cacciare dei piegoni da paura. E sono qua dietro all'idea, ai 45 all'ora, incredibile. Niente, va bene ragazzi, ci stiamo dietro, perché poi qua ci sono una valanga di curve. Oh, iniziamo a parlare di cose serie. Qualche tempo fa, settimana fa, non mi ricordo sinceramente di preciso quando mi è stato chiesto su Instagram, mi ha contattato un ragazzo che ovviamente, dato che non mi ricordo né il giorno né quanto tempo fa mi ha contattato, figuriamoci se mi ricordo come ti chiami, però devi perdonarmi, mi devi assolutamente perdonare. Scrivimi un commento qua sotto con il tuo nome. Uno di voi ragazzi mi ha contattato su Instagram chiedendomi come cazzo si facesse a... non so parlare oggi, sto parlando a monosillabi, me ne rendo conto, però abbiate pietà. E in poche parole mi ha chiesto come cavolo si facesse a connettere il MyRide al telefono, perché lui aveva dei problemi di accoppiamento. E gli avevo risposto in breve su Instagram, che sinceramente anche io avevo avuto dei problemi di accoppiamento, infatti come vedete adesso non sono connesso col mio cellulare. Dopo però che me l'ha chiesto, dopo mi sono andato a documentare, e effettivamente tempo fa me ne ero accorto, ma non ci avevo dato troppo peso. Esiste una fantastica applicazione sul Play Store o sul... come si chiama quello di Apple? Apple Store, era facile, non era molto difficile effettivamente. Che si chiama MyRide Connect, KTM MyRide. Comunque se cercate KTM o MyRide è la prima che vi esce, praticamente è un'applicazione ufficiale KTM, che non so per quale principio della tecnologia, cioè, perché vi spiego in breve, per accoppiare il Bluetooth di MyRide, perché si connette via Bluetooth, non è sufficiente andare nel Bluetooth del telefono, cercare la moto che ve la trova tranquillamente e fare accoppia, perché dal momento che voi fate accoppia vi dice accoppiamento non riuscito, perché in KTM sono delle merde, avete presente delle merde? Hanno messo che bisogna scaricare un'applicazione che vi chiederà... si toglie dalle palle finalmente questo. Questa applicazione vi chiederà dei permessi, o almeno parlo dal lato Android. Su iOS sinceramente non so bene come funziona, perché io sono un utente Android. Su Android vi chiederà dei permessi di accedere ad esempio alle telefonate, ai messaggi, alla rubrica, quelle solite stronzate che vi chiede sempre Android, no?
E una volta che gli avete dato tutti questi benedetti permessi, io non so per quale principio, ma dopo tornate sui vostri dispositivi Bluetooth, fate la richiesta di accoppiamento con KTM Duke 125 390, quella che avete, e si connette. L'unica stronzata, che effettivamente ha poco senso, è che per far sì che si connetta alla moto il telefono, tutte le volte voi dovrete aprire l'applicazione KTM, che per me non ha senso di vivere proprio, cioè nel senso, non è che io salgo in macchina, ho un Apollo e il mio telefono in automatico si connetta alla macchina, non c'è bisogno che scarico nessuna fottuta applicazione, né tantomeno che la apra. Invece sulla Duke devo scaricare un'applicazione e per di più aprirla, quindi prima di partire se voglio telefonare mi devo ricordare di aprire sta benedetta applicazione. Io spero in un futuro aggiornamento dalla KTM, anche solo penso che sia sufficiente aggiornare l'applicazione, non c'è bisogno penso di aggiornare il firmware della moto, e spero in un aggiornamento che almeno rimuova il dover aprire l'applicazione, perché è veramente una scomodità estrema. E vista la comodità che offre il MyRide, ovvero quello di poter telefonare o gestire la musica nel mentre che si viaggia comodamente dalla nostra pulsantiera sul manubrio, il fatto di dover aprire l'applicazione è veramente una merdata pazzesca. Niente, qua siamo bravi ragazzi, diamo anche la precedenza ai pedoni. No bomber, non girare a destra, anch'io devo girare a destra. Ti prego, non girare a destra. Vabbè, ti sorpasso allora. Nel dubbio, se non mi ammazzo prima io, no. Molto bene. Abbiamo strada libera adesso, mi fai divertire un po'. Porca troia! È un'ora che sono dietro delle macchine. Oh, che bello. C'è una Clio davanti, ma durerà poco. No, non mi sembra il caso di fare un sorpasso dall'interno, perché non siamo in pista. Niente, oggi c'ho i tappi davanti. Tappi everywhere. Ragazzi, mi chiudono il canale se faccio un sorpasso all'interno, quindi devo stare dietro. No, non è, cioè, spero che non me lo chiudano il canale, però diciamo che non è un bel esempio. Sorpassare in rettilineo invece sì. Facciamoci l'ultima tiratina, poi chiudiamo qua il video. Siamo in salita. Bella tiratina, ce la siamo fatta anche oggi. Qui bisogna però iniziare a frenare, perché sennò andiamo là, precisamente là, e non mi sembra il caso. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, volevo parlarvi un attimo di questo MyRide, perché appunto mi era venuto in mente che questo ragazzo me l'aveva chiesto, e diciamo che bene o male avevo mezzo risolto, anche se le problematiche ci sono e ve le ho appena spiegate. Per cui niente, io spero che questo video vi sia stato utile, e nel tal caso lasciatemi appunto un bel like, un commento qua sotto, specialmente da te che mi hai chiesto, che adesso come sempre mi sfugge il nome, e fammi sapere se hai risolto con il tuo problema oppure no. Questo rame in mezzo alla strada mi è piaciuto tantissimo. Niente ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale di HP Biker per non perdervi i prossimi video qua sul canale, e niente, rimanete sintonizzati e ci vediamo col prossimo videino. Ciao belli.